Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video su Big Yugi House e oggi con la nuova deck profile di Tree Brigade. Tranquilli, 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 tranquilli. Non è quella che porta i local. L'ho completamente stravolta, l'ho completamente dislocata, anche se molto similare a dire la verità, però completamente diversa perché sto provando varie vie. Sappiate che ho provato a mettere dentro il Dragoon con scarsi risultati, quindi niente liste di Nim Nim, assolutamente. Comunque, mi piacerebbe sentire un po' la vostra e dirmi qua sotto nei commenti cosa cambiereste, cosa mettereste, in che altri modi volete giocare o se state giocando a Triple Gate e il vostro mazzo funziona meglio di quello dei vostri avversari. Sono disposto ad ascoltare ogni suggerimento. In ogni caso vi faccio vedere la mia lista che con molta probabilità durante la settimana potrebbe stravolgersi e addirittura essere buttata nel cestino e giocherò un altro mazzo probabilmente. Partiamo ovviamente dai soliti Triple Gate, Fractal, la nostra mono start. Anzi, il nostro start più forte perché da solo è full combo. Manda uno, manda Kit, manda Nerva se abbiamo già Kit o Karius in mano. Ed è full combo. E lui si becca sempre Ashe. E non capisco perché le persone tirano Ashe a un mazzo che potrebbe giocare Gamma. Sono incredibili questa gente. Vabbè. Forse perché sanno che non gioco Gamma. Quindi probabilmente metterò dentro Gamma. Gioco il 3x ovviamente della gatta più forte della storia. Lei è fortissima, da sola non è che faccia granché, se insieme a qualcun altro regna abbastanza forte. Lei è molto meglio di Nerval per il semplice motivo che lei da sola sono due materiali al cimitero, quindi fate normal lei al Mirage, mandate al cimitero, manda al cimitero Nerval e avete due materiali più quello che vi siete dati, che se avete un altro Triple Gate vi date Keras e siete a posto. Gioco il 3x di Nerval, che io giocherei in 1 perché sto coso lo odio con tutto il cuore, perché bisogna giocarlo in 3, perché se ve ne togliete tantissime o li mangiate tutti o ce l'avete troppo in mano o ce l'avete in mano non avete modo di scartarlo e in più vi attaccate al cazzo. L'unico problema di sto coso è che se ce l'avete in mano da solo non fa niente, anzi fa qualcosa perché vi ha da Fractal, però dovete avere rivolta in mano e se non avete rivolta non fa niente, quindi GG. Che schifo di mostro. In più gioco il 2x di Keras. E voi direte, ma questo è l'estender, questo che vi aiuta le partite. Sì, ma se io lo pesco da solo senza mostri può essere estender quanto volete, ma non posso evocarlo, quindi non è estender di se stesso. Sarebbe stato forte se Keras effetto lo evoco special, puoi mandare un mostro Triple Gate dal deck. No, invece lui è, manda un mostro bestia, guerriero bestia, bestia data dalla mano al cimitero. E questo è il suo problema. E qua dentro non abbiamo tante bestie, perché sono i Triple Gate, che già ne vedo pochi, e tre gatti. Sono passato e sono tornato ai gatti, per il semplice motivo che tra una normal di uno Zodiac, che è combo soltanto se vedo un altro Zodiac, e il gatto, che la norma del gatto è full combo, letteralmente full combo, direi che il gatto è più forte, anche perché gioco un'altra cosa, ovvero quello che ormai sappiate tutti, ovvero Crossout Designator, che vedremo dopo. Passiamo alle Entrap. Entrap gioco 3x di Ashe. Adesso sono un po' strane queste Entrap. 3x di Impermanence. Ovviamente le due Entrap generiche più forti. Poi il 2x di Effect Veiler, di simulatore d'effetto. Il 2x di Bell. Voi direte perché 2x di simulatore d'effetto e 2x di Bell? Perché primo gioco Crossout Designator, quindi è buono averne una coppia almeno dentro il mazzo. Due perché se la pescate e bestemmiate. E poi perché sono comunque buone. Lei è buona contro Drytron, lei è buona contro Triple Gate. Impermanence, Ashe è buona contro tutti. Effect Veiler sì è carina, ma non è così forte. Impermanence posso tirarla sempre. Effect Veiler sono un avversario. Quindi se il mio avversario mi fa Impermanence. Se il mio avversario mi fa no di simulatore d'effetto, mi dispiace. Anche se in realtà bisognerebbe giocare droplet, ma a quel punto lo gioco di side droplet, non è un problema. Comunque, questo è il mio rateo di Entrap. Sto cercando di togliere più carte staple possibili per il semplice motivo che ho bisogno di mostri bestia. Il problema è che i mostri bestia sono pochi. Quello è l'unico problema di sto mazzo. Come magie, gioco il 3x di Prosperity. Il cambiamento forse più utile che abbia mai fatto. Il semplice motivo è che ora che non abbiamo più tanky, non abbiamo più la possibilità di avere Fractal, subito avere il cerchino per Fractal o il cerchino per gli Zodiac. E Desire, tutte le volte che le tire, o è due Fractal, due Nerval, doppio Keras più Kit, sempre, oppure è banno tutto, pesco Ashe in perma, pesco in perma Colled. Ok, la mia mano, Bell, Designator, Effect Veiler, Designator, rivolta. Mentre Prosperity ha la cosa bella di banno 6 dall'extra deck, guardo 6 carte, prendo quello che voglio.
E questo mazzo basta che prenda gatto, basta che prenda Crossout Designator o basta che prenda Fractal. Su 6 carte, almeno una di queste 3 le trovo. E voi direte, perché Crossout Designator? Perché se non ce l'avete in mano e avete magari gatto, Crossout Designator è una buona carta da prendere. Soprattutto perché non gioco Gamma, come avete visto. Anche se Gamma potrei giocarla, sicuramente Crossout. Ma gioca Gamma, che è forte! Sì, ma non voglio pescare Driver, questo è l'unico motivo. Altri starter di combo, chiamiamoli così. Uso l'uno per di tanky, ovviamente, e sepoltura sciocca. Sepoltura sciocca perché è come avere kit, e in più non sprecate la norma, perché fate sepoltura sciocca, mandate kit, mandate nerva, effetto, addo fractal, norma fractal, effetto, faccio birblu, Rugal, vinto. Questo è kit 2.0. Incredibile, ma vero. Gioco out alle varie entra, designatore del depennamento in 3 pair, assolutamente. Col gatto assolutamente singolare in 3 pair e driver che è richiamato dalla tomba. Questo è molto meglio di Gamma Driver. Strano, eh? Tutti e quattro fanno qualcosa. Gamma 3 su 4. È già un punto a favore. Ok, Gamma è una entrata forte. Ok, potete dire quello che volete. Però ho pescato più volte Driver che Gamma. E sono 1 e 3. 3 Gamma. Quindi no, non lo giocherò mai più nei miei mazzi Gamma. Mi fa cagare il cazzo. Va bene? Ultima carta magia, Spolverina alla Pia. Questo mazzo soffre trappola. Se andiamo secondi contro trappola, avere Spolverina all'arpia come sesta carta è sempre una cosa buona. Anche perché i mazzi trappola è molto raro che giocano di main, judgment o out per spacchini di becro. Per il semplice motivo che sanno che tutti non giocano spacchini di becro nel main. Di conseguenza, se peschiamo Spolverino contro un deck trappola, abbiamo il primo game vinto, il secondo lo perderemo sicuro. Il terzo, mettiamo dentro un sacco di roba per outare la becro e siamo a posto. Red Reboot, quelle cose. Anche se Red Reboot lo vorrei vedere a 3, però sono cose mie, sono cose mie. Passiamo al reparto trappola con il 3 pair di rivolta, carta più forte del gioco. Lo so che certi lo giocano in 2 pair, però volete pescarla sta carta, assolutamente. Anche non soltanto cercandola di Birbloom nella prima combo, anche perché non sempre, sfortunatamente, riusciamo a fare Birbloom. Ma avere già rivolta in mano, partendo magari con Nerva alla rivolta, è già full combo anche senza dover fare Appaloosa, Rugal, sperare che il nostro avversario non ci faccia qualcosa. Questa è molto molto forte. E vederla in mano, anche in late game, rispetto soltanto all'inizio del gioco, è molto forte, decisamente molto forte. Questa carta ribalta letteralmente le partite. Gioco il 2 pair di Colpo Solenne, che voi direte perché 2 pair? Perché ho troppe carte staple a differenza delle bestie. E gioco un Imperial Order. Imperial Order è forte contro tutti i mazzi che giocano magie: Drytron, Shaddoll, Sky Striker, che è sempre una buona cosa da tenere in conto. Mentre Strike è buono contro tutti gli altri mazzi. Vedi Dream Brigade, vedi PK, vedi Striker lo stesso, perché loro cercano di mandare al cimitero Engage e voi gli negate il mostro che la recupera. Funziona bene così. Andiamo avanti con l'extra deck. Ovviamente giochiamo l'uno per di Almirage, che è carta per far partire Nerva le kit. Se no, non ci sono altri modi. Lui dovete giocarlo per forza. Poi gioco il 2 per di Perishit. Magari la mettiamo così, così le vedete. Secret, ovviamente da MP, perché è troppo bella. Secret. Lei la gioco in 2 per anche perché, avendo tolto il reparto Zodiac, non abbiamo più quattro spazi bloccati da Zeus e gli Zoo. E in più non gioco il pacchetto del gatto per fare Zeus, perché sì, è forte, ma sinceramente fare normal gatto per evocare due mostri che possono beccarsi cose, che fanno Zeus, che si può beccare cose. Ok, Zeus è forte, però mi occupa uno spazio nella strega che voglio giocare altro, sinceramente. Comunque due Ferricit sempre staple, assolutamente. Visto che ho spazio anche due Birbloom, che non è mai male rifarla in late game, molto spesso mi è capitato di dire, cazzo, se avessi avuto la seconda Birbloom piuttosto che la seconda Ferricit, avrei potuto fare altro e soprattutto avrei potuto vincere la partita. E adesso che ne gioco effettivamente due, effettivamente mi rendo conto che facevo delle cagate ultimamente. Però, dopo, come Link 2 generici, gioco Bambola Daruma Pompiere, Direttrice Arpia. Loro, lei mi serve per un semplice motivo e ci arriviamo. Daruma Pompiere, anche se era più forte prima, perché lui manda, quando è sul terreno, manda una carta magia trappola che controlliamo al cimitero per spaccarne una dell'avversario, che è un buon effetto. Prima era più forte perché c'erano 3 tanky, adesso ne abbiamo solo una. Però possiamo andare al cimitero qualsiasi carta, quindi possiamo mandare uno strike che abbiamo settato da là che non ci serve, possiamo mandare una rivolta in più, possiamo mandare un cross out, possiamo mandare un called, uno spolverino che tanto se non vado contro un back row deck non serve a niente. E la cosa più forte
è proprio il fatto che possiamo toglierci la backroll senza fare grossi problemi. Togliamo una nostra, mettiamo una carta dell'avversario, o la tira su di lui o esplode. Quindi Direttrice Arpia mi serve per togliere la statua barriera. Eh sì, in questa lista ho voluto includere, visto che non gioco Zeus, la statua barriera e il Simorgh. Però ci arriviamo, perché ve lo dico alla fine cosa penso di statua barriera e Simorgh. Direttrice Arpia serve solo quello. In realtà probabilmente Direttrice Arpia sarà unico e solo target di Prosperity. Tu sapete, apri l'extra deck, cosa banno di Prosperity? 6 carte, prima Direttrice Arpia. Quella è, avete capito. Ovviamente, Signori Doppio Drago, perché è una buona handboard. Link 3 gioco Rugal, assolutamente da giocare. Rugal è ottimo per concludere le partite, lo mettete là e rievocate uno, è un recovery. Spompa, se vi ricordate del suo effetto, è carino e poi vi serve per fare scaletta per Access Code, quindi molto utile avere un Link 3. Gioco, come altri Link 3 generici, il Simorgh Volatile della Sovranità e l'Aquila del Destino Disperato. Sinceramente questo è un altro target da bannare di Prosperity. Non lo fate mai, letteralmente non lo fate mai, è impossibile farla se non partite con Gatto. Gatto riuscite a farla, ma è molto, molto raro, però potete farla. È carina contro Drytron, ma contro il resto dei mazzi un po' inutile, anche perché rimescola mostri, quindi anche se il vostro avversario si manda Engage, non potete rimescolare Engage. Peccato, peccato. Mentre Simorgh ci serve solo e unicamente per evocare la statua barriera del vento e il Simorgh nero. Quindi è qui, se fate Prosperity il primo turno lo bandite sicuro, se fate Prosperity negli altri turni non lo bandite più, però è forte a prescindere. Poi è carino se lo fate, volete overextendere la combo, fate lui, fate Nero in hand. Gioco il 2x di Shureg. Sinceramente ho visto che tanti lo giocano in 3x. Sinceramente non ho mai sentito il bisogno di averlo in 3x. E quando senti il bisogno di avere in 3x lui, è perché o sei nella merda più totale e in un grind game incredibile, o avevi bisogno di un Link 4 a caso. Non lo so. Secondo me è perché sei proprio nella merda più totale. A quel punto, se ti serve Shurik per vincere la partita, concedile e andate al game dopo, perché sei troppo indietro rispetto al tuo avversario, con molta probabilità. Ultimi Link 4, Appollusa e Access Code. Lui, la carta più forte del mazzo, ma continuerò a ripeterlo. Appollusa, una buona handboard. Non è molto forte contro i back row deck, però ci può stare, ci può stare. Perché gioco queste carte di side soprattutto, e soprattutto perché sono passato da fare Zeus con gli Zodiac o a fare Zeus col gatto a fare Simorgh con barriera statua e Simorgh nero. Per il semplice motivo, il mazzo ha due problemi. Il primo è Drytron, che potete dire come volete, ma il problema principale di Drytron adesso è: ho due mosse sul terreno, faccio Dragoon, primo problema. Secondo problema, il mio cimitero è full di Drytron. Fammi quello che vuoi, io al turno dopo ti distruggo. Ed è proprio quello il problema. E questa bellissima statua qua lo distrugge. Non lo ferma, lo disintegra. Perché non può evocare dalla mano, non può evocare dal cimitero, non può evocare con Nova per spaccarcela, non può fare un cazzo. Tutti quelli evocabili normal, tutti, sono meno di 1000. Questo è perché gioco la statua e poi è comunque fortina contro vari eventuali match, tipo Tree Brigade è molto buona, però ci va sopra, basta evocare un qualsiasi Tree Brigade. Quindi è molto buona contro Drytron principalmente e è un 1 per in 6 deck, quindi posso anche starci. Mentre Simorgh nero è proprio per i mazzi backrow. Questo mazzo non soffre i mazzi backrow, viene disintegrato dai mazzi backrow. Il tuo avversario, tu fai Appollusa Revolt, ok? Il tuo avversario va 7-5, passa. Tu hai perso, hai letteralmente perso. E cosa fai contro 7-5 passo con Appollusa Revolt? Ok, fai Revolt, gli togli una. E le altre 4 come le togli? Come le levi? Come fai? Tu fai la tua bellissima Seymour. E ho questo qui. Il tuo avversario non può settare una sega. Ta-da! L'unico out che ha è il Lord. Però il Lord targetta e sotto il Simorgh, sovrano dell'incredibile, non può targettartelo. Quindi l'unico out che ha questo coso è concederti la partita. GG. Anche perché molti backrow deck non giocano Entrap. Quindi voi potete fare liberamente full combo e vincete. Stavo pensando di giocarlo in main, però non ci sono così tanti backrow deck, quindi lo gioco di side, backrow, backrow deck. Spero di pescare il spolverino al primo turno, secondo turno perdo, terzo turno faccio lui e vinco. Easy. Questa è stata la mia scelta principale per Tree Brigade.
Ditemi qua sotto se cambiereste qualcosa, se giochereste in un altro modo o se mi fate cambiare deck e mi fate giocare Mathmatch, non lo so. In ogni caso, per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e come sempre, ciao!